cucina. Oggi siamo in due, come avete visto dal titolo, video assolutamente innovativo per noi, perché praticamente, a parte gli assaggi insieme, non abbiamo mai fatto altre cose particolari qui sul canale, però siamo stati all'IKEA e non abbiamo resistito. Ci siamo presi non una, ma due kit per preparare la casetta di pan di zenzero, la gingerbread house o la pepper clacahus. Insomma, chiamiamola un po' con la, nella lingua che vogliamo. Abbiamo deciso di prendere il set, non perché non sia facile prepararla, insomma, chi non prepara una casetta di pan di zenzero? So che all'ascolto c'è qualcuno che l'ha fatta e vabbè ragazzi, voi siete dei pazzi, non mi metterei mai a ritagliare la frolla, però insomma, se volete sul blog trovate la mia ricetta per i gingerbread man che potete utilizzare per fare la casetta, quindi insomma su internet poi si trovano mille tutorial. Noi abbiamo scelto il kit per fare questa sfida, questa challenge tra di noi e vedere chi farà la casetta più bella. Io sono un ingegnere. Io no. Tra l'altro, la cosa divertente è che abbiamo scelto questa sfida consapevoli del fatto che noi abbiamo un grosso problema con la ghiaccia reale. Che è la parte fondamentale di tutto ciò, perché grazie alla ghiaccia che noi abbiamo preparato in anticipo, la ghiaccia è quella... quella specie di colla fatta di zucchero e albumi, e un pochino di limone. Tra l'altro all'IKEA forniscono, quando comprate la casetta, in alto ci sono i foglietti da prendere, che ve lo avvicino un attimo così lo vedete, praticamente vi spiegano come preparare la casetta, la bottega svedese, la piccola bottega svedese, la piccola okay. bottega svedese, insomma non verrà mai come quella della foto, però lanciamo dietro queste istruzioni e muniamoci. La cosa divertente sarà che voi vedrete il video ovviamente accelerato, perché ci vorrà un casino, e poi una volta assemblata la ghiaccia deve asciugare, quindi insomma non è proprio rapido. Giovanni utilizzerà il metodo casalingo, così anche chi non è munito di sac à poche, non sa fare la sac à poche con la carta forno come noi non siamo in grado. Io sono figlio di muratore. Quindi Giovanni... giocavo con il cemento prima di iniziare a parlare. Giovanni userà quella e io invece utilizzerò la mia sac à poche che ho prima riempito con la ghiaccia e ora andrò ad utilizzare, sperando di riuscire a farlo. Esatto, io faccio la versione un po' più raffinata, ma non preoccupaci, cioè non sono in grado. Quindi... secondo me sarà un bordello per tutte e due. Esatto, sarà casino per entrambi. Cosa abbiamo preparato per questa challenge? Attenta! Va tutto bene. Abbiamo preparato gli Smarties, che io continuo a chiamare M&M's, ma insomma quelli piatti. Poi mini marshmallow, questi qui sono quelli di Tiger. Volevo dirlo io, ma non mi veniva il nome. Amaretti, abbiamo scelto quelli piccoli perché se mai ci dovesse venire voglia di usarli, li abbiamo. Farina di cocco, che potrebbe sempre tornare. Oggi ho dei utile. Problemi con le cose, non mi veniva il nome. E poi abbiamo decorini vari che avevo preso da Lidl. In questo ci sono delle palline colorate, lo zuccherino, e in quello vari zuccherini di tutti i colori. In più buoni una questi. Decopenna nera e una colorante alimentare rosso, nel caso in cui qualcuno volesse sbizzarrirsi nelle creazioni. Diciamo che possiamo iniziare? 3, 2, 1, iniziamo a fare la casetta. Quadratura, iniziamo, yes! Thank you.
tutto calcolato. Allora, diciamo tutto che voluto. È più difficile di quello che sembra. Ma io mi chiedo, ma perché nella scatola IKEA, oltre al biscotto, non danno dei contrafforti? Perché sta cosa crolla! Sì! Cioè ti devi ingegnare con quello che hai lì sul momento, perché poi ti strarà in mano e devi arrangiarti. Più che altro, tempo che si solidifica la sì, ciao, sono Dani, sono inglese. La ghiaccia reale. La ghiaccia reale, non dire mai ghiaccia reale. Tempo che si solidifica quella, fa tempo a crollare tutto. Quindi tipo il tetto ha subito vari contraccolpi, insomma non è stato contraccolpi. Ciao le bombe. Oggi siamo in vena. Bombe di marshmallow. Mangerò un marshmallow. No, il problema è che a me mi si è rotta. È finita della grasso su. A chi? Chi era quello che pasticciava con le cose? Allora, basta mangiare. Basta, ci se... No, basta. Allora, perché qui la questione è semplice. Adesso deve asciugare 2 ore. Noi ce ne... Basta! Basta! Non sulla mia, che è abbastanza pericolante. Allora, dicevo, questa roba qui adesso va fatta asciugare 2 ore. Noi usciremo di casa, ci faremo una passeggiata, perché meno la vedo e meno il mio cuore. E quando torniamo voi vedrete in diretta che cosa ne è rimasto o il risultato finale. Sì, presumo il risultato finale. E soprattutto la mia questione è molto creativa. La sua è banale. C'è un Merry Christmas scritto male. Poi lo vedrete. Tutto ordinato, geometrico, simmetrico. Sei puro crepato. E non è colpa mia se mi è caduto. Sì, in realtà è colpa mia. Però mi è caduto. E sono riuscito a ripararlo. Babbo sarebbe fiero di me. Perché muratore. Sono figlio di muratore e io i muri li vedevo quando ero bambino. Ehi, lascia stare i miei marshmallow. Sono ancora tutti lì? Sì. Basta, andiamo via. Hai copiato? Cosa ti ho copiato? Hai fatto la neve sul tetto. Qua. No, ho fatto la neve sul camino. Anch'io. Dopo di te, dopo di me. Ciao, sono Dani e ho solo io le idee originali. Dai, basta, se no rimaniamo qui. Stoppiamo a litigare tutto e ci vediamo tra un paio d'ore. Le casette sono finite e hanno resistito. Giovanni ha insistito per parlarvi lui della sua, quindi inizierò con la mia. Vabbè, questa è la visione di insieme, quindi molto semplice, molto lineare. Ragazzi, sono contentissima, è venuta davvero davvero bene. Ho messo qui, ho fatto tipo un po' di neve finta con la farina di cocco, ho fatto tutti i contorni delle finestrelle e tra l'altro mi sono accorta adesso che mi sono dimenticata una finestra. Guardate qui che è colata la ghiaccia e non l'ho fatto apposta e sembra proprio neve. Qui ho messo i marshmallow mini, qui ho messo un po' di neve sulla porta. Qui ho decorato la grata, io l'ho decorata prima di appiccicarla ed è un consiglio che mi sento di darvi perché è stato molto più semplice rispetto a questo, ma ve ne parlerà il creatore. Anche qui è molto carino il tetto, ho fatto della finta neve sempre con il cocco. Qui vedete mi sono dimenticata la finestrella, però è super carina. E poi un messaggino speciale per voi, volevo farvi i miei auguri di Natale in questo modo un po' originale, quindi vi ho dedicato 2 cuoricini e un bel Merry Christmas e ve lo auguro davvero di cuore. Ora vi lascio a Gio che vi racconta della sua super creazione. Eccoci qua, allora, è stato un mezzo disastro, che se ve ne siete accorti al quarto tentativo di far stare su questo lato con questo senza nessun rinforzo è andato miseramente male e mi sono trovato costretto a doverlo fissare con la colla. Ehi, io non ho usato i rinforzi, ragazzi. Sì, li ha usati anche lei. Due stuzzicadenti. Non è vero, hai usato i bicchieri dentro. Sì, dentro. Vai via, che mi fai ombra. Allora, ok, lo ammetto, la mia decorazione è un po' più grezza rispetto alla sua, meglio fantasiosa. E poi io mi sono divertito un sacco a farla a mano. Ho tentato vanamente di incollare la casa al basamento, sperando che la colla aderisse in fretta, ma non è che è stato così.
Tuttavia sono molto soddisfatto. Guardate il tocco d'arte sul camino con i marshmallow che fanno una specie di croce. Vediamo. Attacco d'arte! Esatto, è tipo un attacco d'arte. Un po' più brutto magari. Con la carta igienica. Senza carta igienica. Ok. Ok, la mia non ha i suoi parapetti, ma mi sa che non li ha messi dappertutto. Sì, li ha messi dappertutto, che infame che... Vabbè, e quindi niente, la mia è un po' più grezza, fantasiosa. Però mi piace tanto. Più che altro bisogna considerare che l'intento di partenza di entrambi era che sarebbe fallito miseramente. Nel senso che iniziamo a costruire, aspettiamo un po' e poi boom, stasera ci mangiamo biscotti senza nulla. Ho trovato online crolli e precipitazioni che non vi potete nemmeno immaginare. Esatto. E le nostre sono ancora in piedi. Esatto, diciamo che sono stati dei piccoli capolavori di ingegneria. Ah! L'ho detto come la sono dimenticata. Ma l'ho dimenticato perché praticamente la stiamo restaurando da quell'altro. Sì, tutte scuse. Ma guarda la neve che scende dalla porta. Sembra bava di gigante. Bava di gigante. So che i fiori di marshmallow. Sì. Che vorresti mangiare la mia, dai. No, in realtà no. Vorrei mangiarle tutte e due con una bella mousse al mascarpone, dico la verità. Perché io da quando hai fatto quella ricetta sono rimasto innamorato. Quindi niente, queste qua sono le nostre casettine, la nostra piccola challenge. Votate quella che vi è piaciuta di più. Questa, la mia. No, questa qua è la più carina, è la più originale. Ma è mio il canale. Sì, ma la tua è come tutte quelle che si vedono sul tubo. Guarda la mia. Non è vero, con è la più crepa. Bella. La crepa la fa stranticata, eh. È anticatissima. E quindi nulla. Buon Natale, ragazzi. Buon Natale. Ciao. Pollici in su, iscrivetevi al canale. Queste qua sono le firme per l'iscrizione. Ciao. Ciao.